democrazia è una storia, e una storia e ha bisogno di essere raccontata. Mark Fisher ci ha detto che da un po' di tempo a questa parte le storie non hanno più un esito, non hanno più una fine, non sono più possibili, perché siamo dentro il realismo capitalistico. Questo è un problema che riguarda direttamente la democrazia, che riguarda direttamente la qualità delle storie che ci raccontiamo e riguarda il modo in cui le elaboriamo. Quindi questo ha molto a che fare con la democrazia. La democrazia intanto ha bisogno di spazi di partecipazione dal basso, ha bisogno di persone che costruiscano cunicoli tra una storia e l'altra, che come ci ha insegnato Mark Fisher nel libro che parliamo oggi, mastichino, digeriscano e rielaborino in maniera attiva e partecipativa alle storie alle quali assistono. Altrimenti diventa la democrazia degli spettatori e diventa la democrazia che di fatto non è democrazia. Ed è una non democrazia molto sottile, che sembra quasi stuzzicare i nostri desideri, ma di fatto non è così.